classica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, salutiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Siamo in onda di nuovo, sempre ad Indifferenti. Marco mi ha raggiunto. Buonasera. Nino, lo ripeto, non c'è, l'insostituibile Nino, e so che sarà molto fiero di questo aggettivo utilizzato da parte mia in questo contesto, ma non perché ci manca la videocamera, ma perché manca che cosa? Manca proprio Nino, a me no, manca. Manca la campanella. Ah, manca la campanella, è vero, cazzo, l'avevo dimenticato. Devi lasciarcela in dotazione. Però io non vedo da troppo tempo Nino, infatti facciamo a turno, una volta non ci sto io, una volta non c'è lui. Infatti, solo io non posso mai mancare, non posso mai prendermi il lusso di un giorno di ferie, mai. Se ne facciamo assenze perché sono motivi validi. Cioè, buon Nino, sono sicuro che adesso sta facendo anche cose io, valide. Anche io ho tanti motivi validi, ma amo il mio lavoro. Comunque, abbiamo qui finalmente il nostro gruppo in studio. Sono Yellow Dave. Buonasera, salve. Lascio a voi le presentazioni individuali. Sì, allora, io sono Christian Landolfi, cantante e chitarra. Io sono Bomba, bassista. E basta questo. E basta. Io sono Ubaldo, chitarra e seconda voce. E io sono Martino, il batterista. E oggi percussionista. Però esatto, Bomba esatto. Ce l'ha un nome. Bomba no, non ce l'ha. No, è un usato da... È una figura mitologica. Esatto. Anche su Facebook lo si trova come Bombardelli Bombardelli. Ho notato, sono ho notato. Lui è single, quindi si dopo se vuoi puoi lasciare il numero, ogni tanto... Ci sentiamo. Mi dispiace che non possa conoscere Nino. Sì, infatti, vi sareste trovati fissa, molto bene. Cominciamo un po', come avete iniziato? Allora, abbiamo iniziato tantissimo tempo fa, si parla di, penso, 3 anni fa, con una formazione diversa. Sia al basso che alla batteria avevamo 2 componenti lontani, adesso lontani da noi. Una dimensione parallela, esatto, diciamo loro si sono rinchiusi in questa dimensione parallela, noi siamo andati un po' avanti. Per fortuna abbiamo incontrato prima Martino e poi Bomba, che possiamo chiamare anche Bombardelli per comodità, e abbiamo iniziato il progetto, avviato per inediti e cose del genere, che prima con i componenti cioè, era proprio impossibile. I inediti erano lontani, volevano fare cover, volevano diventare una cover band, quindi... A noi non piacciono le cover band. Ed oggi siamo noi, Hello Dave. Hello. Hello. Io so che questa domanda magari ve l'avranno già fatta e rifatta, però noi dobbiamo sapere. Hello sì. Dave, perché? Perché? Allora, è abbastanza complicata, quindi cerco di stringerla proprio al succo. Un giorno, molto lontano, adesso non ricordo, ero in macchina e ho scritto il pezzo Hello Dave. Mentre guidavi? Non avevo ancora la patente all'epoca, ma l'avrei fatto se avessi avuto la patente. Mentre quindi stavo in macchina, ho scritto questo pezzo, Hello Dave. Non so perché mi sia venuto in mente il nome Dave, però in quel momento Dave era il nome che avevo scelto per quel pezzo. E da lì, dopo varie peripezie, Martino se ne uscì con la proposta: ma perché non ci chiamo proprio Hello Dave? Perché non riusciamo a trovare sto nome? E Hello Dave, Dave al centro del tutto, è un po' una figura eterea che ci guarda dall'alto e ci dà indicazioni per prendere la retta via in tutte le decisioni che facciamo. Quindi il nome prima era diverso? Il nome prima era diverso, okay. Sì, ce ne sono stati vari. Abbiamo anche fatto un concerto col nome tipo? Prima erano Yale to McGee. Perché? Perché McGee era un producer di videogames che a me piaceva, allora alcuni lo conoscevano, mi piaceva a palla, quindi sì, McGee. Pensavo ai Bombardellos. Beh, Bombardellos sarebbe stato, ci siamo quasi passati per la fase Bombardellos, però... Avrebbe fatto abbastanza ridere. Ah sì, sì, sarebbe durata poco ma avrebbe fatto ridere. Vabbè, però esistono i Gambardellas, no? Perché non potevano esistere i Bombardellos. Potremmo metterlo tra parentesi in un futuro. Sì, Bombardellos. Bonus track. Esatto. Marco. No, vabbè, gli altri quasi devo presentare, però non abbiamo detto... Cioè, no, l'hanno detto. Ah, ok. Buongiorno! Ma come va? Scusatemi. Beh, emozionato di averci qui. No, sì, vabbè, perché... Questo è l'effetto delle droghe. Non, sì. Non fate... Le droghe che io non uso, però vabbè. E, no, vabbè, in realtà, diciamo che io ho conosciuto Christian un paio di anni fa
conosco bene o male il suo background, diciamo, musicale. Volevo sapere com'è stato, diciamo, l'approccio con lui, ma anche con il resto, insomma, con gli altri componenti, e alla fine se avete trovato un vostro equilibrio, se c'è, perché non voglio dare etichette, genere, non voglio dire queste cose, lo lascio a voi questa cosa. No, guarda, neanche noi, cioè neanche a noi piace parlare di genere, insomma, etichettarci in qualche maniera. Fatto sta che comunque i pezzi che vengono fuori dal gruppo sono pezzi abbastanza vari, per molte ragioni. La più importante secondo me è che ognuno di noi viene proprio da, mo ci vuole, background musicali totalmente diversi, tipo cioè lui, Martino, il batterista, molto ascolto molto prog rock, queste cose qua, i Tool, insomma, sì, si supponi. Bombardelli piace Toto Cutugno. Bombardelli è grande fan. Bombardelli anche Tony Tamaro. Anche Tony. Bombardelli ascolta sulla pagina. Bombardelli ascolta Gigione, questa roba. poi c'è Christian, che comunque è un romantico, diciamo. È un romanticone, sì, lui ricerca questi fatti indie alternative molto. Bon Iver, esatto. La sì, sì, sì. Io invece sono più rocchettaro, vecchio stile della serie Led Zeppelin, queste cose qua. E quindi Slash, insomma, Guns N' Roses, che ho visto il murale in studio. E niente, la fusione di tutti questi ascolti, queste esperienze diverse, insomma, dà vita a quelli che poi sono i brani che sforniamo, passatemi il termine. Io ho sentito che lui ascolta prog e quindi mi capita proprio a fagiolo, come si dice, perché è una domanda che faccio sempre in altri programmi. Io intervengo in un programma rock per fare questa domanda appena sento la parola prog. Quindi ora la mia domanda è, la faccio proprio a te. Eccolo. Sì, infatti, cosa? Di timore, che non è c'è qualcuno che ascolta il prog, perché sono la fine. Cosa ne pensi di Parsifal dei Pooh? Allora, penso che Parsifal dei Pooh sia il classico album che segna una frattura tra quello che era una band all'inizio e quella che è diventata poi. Perché i Pooh di dopo sono molto molto commerciali, molto molto pop. È anche più pop di quello che era il pop anche di quel periodo, che erano anche la PFM. Però la PFM è rimasta pop, ma prog. I Pooh sono diventati commerciali, diciamo alla maniera italiana più moderna del termine, se posso dirla in questo modo, anche se può essere anche offensiva da un certo punto no, di no, vista. No, no, lo puoi dire. E quindi se vince che Martino ascolta anche i Pooh. Oltre sì, però posso cose, dire cioè, che questa è la risposta più corretta. Sono due anni che ci provo e nessuno mi ha mai dato una risposta così dovevamo corretta. Dovevamo venire noi da casa. Sì, quindi meno male che ci sono Yellow Dave. Grazie Martino. Grande. Bravo Martino. Io me lo aspettavo. Io credevo già in lui dall'inizio. Prima di far ascoltare qualcosa ai nostri ascoltatori, vi faccio una domanda a cui tengo molto, una domanda che rafforza sempre i gruppi, escono da qua molto, molto più uniti, molto più rafforzati. Pregi e difetti gli uni degli altri. Sei sicura che non si rompono anche le cinzie? Ti giuro, okay. Mi hanno ringraziato. Ok, ottimo. Mo che inizio, no? Allora, vabbè, dai, rompo io il ghiaccio, ragazzi, non mi vogliate male, dopo ne usciremo forti e virili e maschili. Allora, secondo me, Bomba, questo lo sa, quindi non è fatto, Bomba spesso puzza, perché lui è un ragazzo che sta crescendo, appunto, ricordiamo che è il membro più giovane del gruppo. Sono gli ormoni, Bomba sono gli ormoni, infatti non puzza da sempre, ma puzza da poco. Però un pregio, direi io che Bomba è, si può intuire dal nome, Bomba è rotondo, ma questo fatto, questa rotondezza conferisce al basso quel bel suono chiatto che noi cerchiamo. Secondo me lui riesce a farlo trasparire, questo, ma con effetti o senza? Che c'ho le dita, che c'ho senza, quindi poi il senza massimo, effetti è il massimo, incredibile. Secondo me Bomba è bel gruppo. Sta tutto nelle calorie. Mangiate molti carboidrati, almeno 200 grammi di pasta. Che trovo a colazione. No, ma non dire queste cose ai microfoni. No, c'è gente che si sforza. Vabbè, non so, volevo prendere questa. Sì, la palla. Vai, togli la palla al palo. Io questo sassolino dalla scarpa me lo devo togliere. Il difetto di Christian.
non me ne vogliate, anche voi ascoltatori, comunque Christian porta i risvoltini. Bello, ragazzi, cazzo, ma sai che non ci ho mai fatto caso? Ma perché non li porto sempre? Porca troia, Christian. No, Christian, però porto anche, ma li porti adesso? Li porto adesso e non sono risvoltini aggressivi, vorrei. Perché ci sono persone che li portano al ginocchio. È inutile. Vabbè, quelli non però sono. Anche qui sono abbastanza aggressivi. Sono un po'. Beh, perché sto seduto, aggressivo. Sto, vabbè, però è vero, porto i risvoltini. Cioè, è vero. Ok, e i fantasmi. E i fantasmi. Se no, brutto. Un pregio, giusto, devo dire. Il sì, sì. Se lo trovi. Se lo trovi. Vabbè, il pregio di Christian. Ah, ecco, mi viene in mente uno degli ultimi live. Il pregio di Christian è che è bello. Cioè, lo dico non, insomma... Le donne, ah, sì. No, è bello. Dunque, ai live c'è sempre il pubblico bonus, che sarebbero le ragazzine sotto alle casse spia, sotto al palco. Mi piace bonus. Mi piace bonus alla pagina, perché il cantante è figo, è buono, e quindi questa cosa porta molto seguito. Ci sono anche io single su Facebook, Christian Landolfi, potete trovare con Bombardelli, sì. Su siti come... Tinder a palla, non è vero, ragazzi, però. Mythic ora ha messo il fatto che incontri qualcuno sulla mappa. Ah sì, Appen si chiama. Adesso io e Bomba saremo su Tinder e su Badoo e su Facebook. Mythic. Ah, e su Facebook per chi è meno aggressivo e ci vuole approcciare in maniera un po' più tranquilla. Fare il buon Facebook. Esatto. A chi tocca? Devo parlare. Vabbè, un difetto di Ubaldo in questo caso, ovvero sempre, è che è un po' stitico. Ragazzi, ora non stiamo qui a dire in che modo ciò per noi rappresenta un difetto, però vabbè, non ci piace personale. Cioè, non il fatto, che un povero Cristo va in bagno ogni 4 giorni è un difetto. Sì, però il quarto giorno te ne devi scappare, ovunque stai devo andare al bagno, è il quarto giorno. Certe volte in sala prova, raga, non mi dite niente, mi scappo. Quando arriva no, ma hai ragionissima, però può essere che... Ma voglio sentire il mio pregio. Un pregio? Manco mi viene in mente. Il fatto è che Ubaldo è sempre alla costante ricerca di nuove tendenze musicali. Anche cose sconosciute tradizionali. Un paio di giorni fa ci ha fatto sentire i canti sardi, i canti dei pecorari. I tenores. Sì. Hanno un loro perché. Il mio sogno è andare in vacanza in Sardegna l'anno prossimo. Per stare in mezzo alle campagne, non voglio neanche fittare un hotel o niente, voglio dormire nelle campagne con i pastori che cantano questa roba. Ed inizieremo una campagna Kickstarter per la vacanza di Ubaldo 2016, sì. Tutti a donare Sardegna 2K16. Fondi. Stiamo facendo praticamente solo pubblicità per campagne ragazzi single. Sì, esatto, campagna. Io non sono single. Lui non è single, è fidanzato, però... Mi dispiace. Sì. Abbiamo dei target, ogni diciamo target raggiunto dalle persone daremo un piccolo premio, magari se donano 5 euro mandiamo la copia del CD. Ok. Che sta per uscire, non è ancora uscito, quindi non si trova. Ma ne parliamo. Ne parliamo, sono incartato in un brutto argomento. E manca Martino. Lui. Martino, voglio prendere io la parola. Attenzione. Allora, di sicuro non ho alcun difetto io. Allora, il fatto è che Martino, possiamo dire che il suo pregio è anche il suo difetto. Martino è pazzo, sì. Schizzato, sì. Vero. Diciamo che a volte è un pregio perché fa ridere molto, sì, tantissimo, sì. Anche nei momenti di tensione si butta, inizia ad urlare, tipo non so se vuoi fare un piccolo esempio. Meglio di no, però... E il difetto è che a volte è molto invadente. L'hai trattato bene, insomma. Sì, ma con lui soprattutto, perché Martino vuole tanto ma bene. Ma invadente in modo affettuoso. Sì, in modo molto affettuoso. Fa finta di essere invadente. Sì. Però sono sempre peggio i risvoltini, te lo devo dire. Sì. Ragazzi, lo so, da quando sono andato in Francia sono tornato cambiato. Esistono i pantaloni normali. Ce li ho i pantaloni normali. E perché non li indossi? Non li ho indossati stasera. Indosso anche questi pantaloni, sto indicando i pantaloni Bombardelli, che sono larghi come i pantaloni di persone... Medie indossatrici, sì, di pantaloni. Medie. Io indosso un po' tutto. Però proprio oggi. Proprio oggi devo mettere il risvoltino. Perché Caserta. No, è vero, faceva freddissimo. Non ho scuse, ragazzi. Non so perché ho messo il risvoltino, però ce li ho, quindi. Sto scavando da solo la fossa. Già che sei... infatti. Per perdonarlo, Marco, che pezzo mandiamo? Allora, mandiamo un pezzo di ragazzi che però non è loro. È una cover riarrangiata di un pezzo super pop.
che è Problem di Ariana Grande. Perché questo pezzo? Christian, parlo con te, non so se gli altri già c'erano quando l'hai fatto, penso di sì. Sì, allora io li interpellai tutti al volo perché abbiamo, oltre al gruppo WhatsApp Hello Dave, anche un gruppo di cazzoni che salutiamo con grande affetto. Ciao Tony. Ciao Tony, Diego, Moccio, Annarita, tutti Alex. Quanti, Alex, a palla li salutiamo. E stasera sono fissato pure qua a palla. Mentre stavo cazzeggiando sulla chitarra mi uscì questo giro molto molto ambient, molto cupo anche. Dissi, ah, ragazzi, ci immaginate la linea vocale di Problem sopra a caso? E così è nato il pezzo. E noi lo ascoltiamo e torniamo tra poco ad Indifferenti con Yellow Dave su www.radiobaiano.it. I got to have it. Hearing the clouds got no weight on my shoulders. I should be wiser. Realize that I've got one problem without you. I got one problem without you. I got one problem without you. One problem without you. I got one problem without you. I gotta give up. I know I should never call back or let you come back. Every time you touch me and say you love me, I get a little bit of breathless. I shouldn't want it. Hitting the clouds got no weight on my shoulders. I should be wiser and realize that I'm gone. What's the problem without you? It's easy when I ain't around you. Crazy, too busy to be a stress. Just bitching about the part of you's bigger than all your presents. Though the best thing now is probably for you to exit. I'll let you go, let you rot. I finally learned my lesson. I ain't stepping back, no matter the shit you're saying. Won't be listening to you, no, and the bullshit and your complaint. That's a billion more bitches, baby, you have to face. I'll fuck 99 feelings and you won't be one like what? Yeah, in the clouds, got no weight on my shoulder. I should be wiser. Siamo tornati al programma più bello di Radio Baiano, più divertente, con gli speaker più fighi e anche con gli ospiti più fighi. Andiamo, grazie. Marco. Bene. Allora, voglio sapere, se la fate anche in elettrico questa, e poi, appunto, so che parlo con te, Cristian, ma anche con gli altri, la scelta dell'inglese, come mai è stata fatta e se gli altri poi hanno subito, diciamo, accettato questa scelta, sono stati tutti d'accordo? Allora, il pezzo in elettrico non lo facciamo ancora perché credo, magari per farlo elettrico servirebbe un tastierista, un qualcosa da riempire un sì, po' qualcuno che utilizza un po' di pad, un po' di pad e cose del genere. La scelta però probabilmente, non lo so, potremmo inciarmare in futuro. La scelta dell'inglese è una risposta abbastanza scontata che vi darò, abbastanza semplice. Io sono stato abituato ad ascoltare
brani in inglese sin dall'inizio, poco abituato ad ascoltare brani in italiano. Infatti tuttora un mio, chiamiamolo handicap, un mio difettuccio è che in generale c'è musica italiana che non mi scende. Adesso non sto qui a nominarvi chi, nominarvi cosa, anche perché io do molta importanza al testo, cosa che spero si rifletta anche nei brani che suoniamo. E diciamo, tirando fuori da questo discorso di André, che è maestro indiscusso, ma raramente, appunto solo nel caso di André e di altri pochi, riesco a ad apprezzare la poesia in generale o a, che ne so, la scena italiana degli ultimi, non so, 10 anni. La scena italiana degli ultimi 10 anni in Italia non l'ho seguita molto, e le poche volte che mi hanno provato a inserire non sono riuscito ad avere un buon impatto. Problema forse sia mio che loro, perché mi hanno dato i consigli sbagliati. Però quei ragazzi, diciamo, l'inglese è stato subito super apprezzato come fatto, e abbiamo in cantiere qualche pezzo in italiano, cioè ce l'ho ancora io nel cassetto nascosto. E vabbè, quindi una strada non che sta lì, sta magari lì. Un giorno, chissà, qualche pezzo in italiano mi piacerebbe farlo, perché comunque la ritengo una lingua musicalissima, si può dire, super musicale, super musicale, e mi piace tanto sentire l'italiano nelle canzoni, e sì, principalmente questo. Adesso cosa ci suonate? Allora, adesso suoniamo l'unico pezzo che non è nell'EP che sta per uscire, di cui parleremo magari dopo, sì, sì. Che è Ashes, è uno dei primi pezzi, se non proprio il primo o secondo pezzo che abbiamo composto, tra tante virgolette, tanto 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 tempo fa, quando lui non c'era ancora, vi sto indicando Bombardelli. Quindi, prego, quando vuole. Partiamo. Partiamo. Space.
Yeah. Grazie. Bravi, bravi, bravi. Grazie, 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 grazie. Allora, vuoi di... commentare? Sì, Marco? Vabbè, io a parte che Cristian mi fa venire la pelle d'oca per come canta. Anche a me. È sempre detto, grazie, cioè, grazie, veramente una roba tutti. Incredibile. E di che parla il pezzo? Anche perché, vabbè, diciamo che durante insomma, le scorse vacanze natalizie siamo andati a registrare il vostro, quello che sarà il vostro primo prodotto, sì, giusto? Sì, il nostro primo prodotto, un EP. Allora, il pezzo in sé è probabilmente quello con meno significato di tutti, probabilmente l'unico che non abbia un collegamento agli altri. Parla sostanzialmente di una persona, una regina di picche, sì, viene chiamata nel pezzo, che manda avanti cause perse e piange sul latte versato. Sostanzialmente è questo, proprio il succo. E il tentativo di questa persona che gli sta a fianco di fuggire dalle cagate che gli propina questa regina di picche. Per quanto riguarda l'EP, uscirà, speriamo, dovremmo presentarlo tra la prima e la seconda settimana di marzo, però la data è ancora da decidere, quindi non è un'informazione super sicurissima. Il titolo è stato già deciso, si chiamerà Tales from the Shore, ovvero racconti dal bagnasciuga, perché vogliamo dargli un'impronta marittima più che riva, perché la riva potrebbe essere anche di un lago, di un fiume. Racconti dal bagnasciuga, che chiamerei racconti dalla riva perché suona meglio, perché appunto vogliamo utilizzare la metafora del mare, che è ricorrentissima in un sacco di pezzi, che trasporta le nostre storie, queste storie che cerchiamo di raccontare tramite il testo di una canzone in generale. Quindi i testi sono scritti tutti da te o no? Sì, sono scritti tutti da me. Hai mai pensato di farti aiutare da qualcuno di loro? Nel caso ci fosse l'occasione, sì. Cioè, se mi portassero qualcosa di veramente bello, tanto lo utilizzerei. Sono uno molto, molto fissato su questo fatto, quindi parlo soprattutto di cose personalissime. Però non mi dispiacerebbe condividere le loro esperienze. Martino vuole, vuole intervenire. No, che... Proprio a proposito della qualità delle cose che bisogna comunque proporre, i miei sono stati sempre messi proprio, non considerati no. Proprio. No. Attenzione! No, ma non è. Allora, non è una polemica. No, per sto dire. Scherzando. Comunque, lasciamo fare le cose a chi ne è capace. Quindi. Allora, no, io questo ci volevo arrivare perché mi ha anticipato. Io non scarto i loro progetti perché siano brutti o cose del genere. Loro, non essendo abituati a scrivere, io non ho preso lezioni o cose del genere, però scrivendo da quando alla fine ero piccino, quando presi la chitarra la prima volta a 13-14 anni, scrissi il mio a Roehampton, incredibile, 13-14 anni, scrissi il mio primo pezzo un po' così, e da allora ho cercato di migliorare, di perfezionarmi ascoltando artisti che ritengo geni di liriche e testi contemporanei. Mi sono ispirato un po' a loro, appunto loro, essendo abituati a suonare tanto, fanno il loro grosso lavoro suonando, però non sono abituati a scrivere, quindi quello che mi portano spesso è molto bello, ma dovrebbe essere super lavorato, e avrei paura di fargli perdere l'impronta personale della persona che me lo porta tra loro tre. Difatti una volta ci mandai un testo, ha detto: se fosse una poesia sarebbe bella, però una canzone non ci riusciremo a farla. Esatto. Mamma mia, però, No, vabbè, però è giusto, obiettivamente. Sono sì. È per questo che è il cantante. Dai, anche tu la polemica, dai, la puoi fare. Vai. La polemica? Attaccami, mi sento pronto. No, ma in realtà, per quanto riguarda i testi, forse è capitato una volta che io abbia... non so, gli abbia sottoposto qualcosa. Ovviamente è stato scartato, però per i motivi prima elencati. Sì, sì, no, però in realtà non fu tanto brutale, devo essere sincero. Ma non lo è mai. Cioè, in questo studio ci stiamo menando proprio a forza, quindi basta. Vabbè, fate questo, uno non si può incazzare con Cristian. Riconosco. No, vabbè, sì. C'ha il faccino... Sì, infatti. Cristian è bello. Sono con Bobardelli. Ripetiamolo. Ripetiamo che sì, ragazzi. Vuoi dare il numero? Chi?
Tutte e due, lo diamo insieme dopo, magari, sperando che non si confondano tra i due. No, lo urleremo insieme cercando di non farlo capire. Poi se ci riuscite vi pago anche una pizza, giuro. Questa è una grande mega offerta, mega offertona. Cazzo, mi sa che devo cambiare numero. Tornando alla nostra intervista, come vi state inserendo nello scenario musicale? Quali difficoltà state trovando? Allora, vai. Posso? Vai. Vedevo che nessuno parlava, quindi no, scusa. Diciamo abbiamo avuto delle occasioni, diciamo, per poter partecipare a qualcosa di anche mediamente importante. Però un limite che abbiamo trovato, e questa è una cosa che ci dispiace molto, è sempre stato appunto il testo. Perché in parecchie situazioni chiedevano espressamente il testo in italiano. O in dialetto. E avendo noi praticamente il 100% dei brani all'attivo in inglese, diciamo, non c'è stato possibile accedere a determinati contesti, ecco, quindi sì. Niente, siamo un po' rammaricati per questa cosa, però è difficile comunque, soprattutto per quello, ecco, perché sapete benissimo che ci sono contest a tutta forza, però ultimamente va questo fatto della lingua italiano, stiamo riuscendo ad arrangiare, per esempio, quando è stato ottobre abbiamo suonato all'Euciana Festival. Sì, quello è stato un appuntamento molto importante, molto bello, una manifestazione di spessore. Ci siamo trovati a suonare là, insomma, ed è stato molto suggestivo. Poi sul belvedere, affacciare su quella vista. Belvedere di San Leucio, perché ricordiamo che di San Leucio. Tutti sanno dove abita Ubaldo. Se volete mandare la posta, alla fine farà anche l'angolo posta del cuore, lui riceverà la posta, perché Ubaldo è un orsacchiotto anche lui, in realtà. Sì. Si parla tanto di me, ma anche lui è un orsacchiotto. Se volete inviargli della posta non sconcia, la posta del cuore. Tipo, se avete problemi, gli inviate una cartolina e lui, appena potrà, perché è un uomo impegnato, cercherà di rispondervi. Quindi, a parte questa difficoltà della lingua inglese, secondo voi i limiti maggiori per gruppi o per artisti emergenti come voi qui in Campania quali sono? Penso che siano gli stessi che di quelli che può trovare una persona che sta cercando per la prima volta lavoro, ossia si cerca sempre il tizio che c'è esperienza, no prime volte, no prime esperienze, se non c'hai un mezzo nome a volte nemmeno ti cagano di striscio, è capitato. Molto bello il paragone del lavoro. Sì. Paradossalmente Bravo. Anche gli altri gruppi mettono i bastoni fra le ruote a altri gruppi. Sì. Sì, soprattutto dalle zone nostre. Nelle zone nostre tra gruppi casertani c'è una... Ci si diverte a sputtanarsi a vicenda. Sì, a caso. È quasi più una guerra tra gang che una guerra tra band. Questo è l'altro bellissimo paragone di Bombardelli. Caserta è tipo Bronx, sì, ma penso un po' in giro per tutto in Italia e in altre zone un po' terremotate per la musica indipendente. Il pubblico rientra fra i limiti, secondo voi? Il tipo di pubblico? Allora, secondo me suonando un genere non proprio predefinito, il pubblico non può essere un super limite. Certo, si fa musica per far piacere a se stessi prima di far piacere ad altri. Quindi intendere questo mio commento come un dobbiamo fare la musica per piacere agli altri, sì, in quel senso potrebbe essere un limite, perché non ci piace fare canzonette che magari possono andare virali perché hanno un giro accattivante già sentito mille volte. Quindi spero che il pubblico non sarà un limite in futuro, spero che non lo sarà. Ma non penso che, obiettivamente, è quasi impossibile che il pubblico sia un problema, perché come ha detto prima Ubaldo, abbiamo tutti quanti i nostri background musicali diversi, stiamo riuscendo con molti pezzi ad accontentare diverse fasce. Cioè, già nell'EP abbiamo 5 pezzi, nessun pezzo è simile all'altro, neanche nel genere. Vero, abbiamo un pezzo metal, un pezzo che... Non abbiamo un pezzo metal. chiamiamolo un pezzo rock pesante. Mettiamo in mezzo questi tendente all'heavy metal. No, Gesù, non è Gesù, è hard rock, ragazzi. Vi dico, a tutti i metallari di Caserta, vi dico la via di Christian dopo.
Potete spezzarci le gambe quando volete. E così faccio inizio a fare grulli, esatto. Scrivo. Alle gang di Caserta. Esatto. Le gang interessate a mettere sì. Però comunque il fatto che riusciamo ad unire diversi generi anche nello stesso pezzo rende tutti i pezzi, quasi tutti i pezzi ovviamente, piacente alla maggior parte del pubblico che viene a sentire. Giusto così. Piacente. Cioè. Sì. Non abbiamo ancora fatto prove. E io voglio collegarmi a una cosa che ha detto Baldo invece, che se è una cosa di cui io ho parlato già con Christian, adesso forse già so le reazioni. Parliamo di talent. Parliamo di talent. Secondo me uno, cioè una band come voi ha un talent, visto le cose pure di quest'anno, perché tra l'altro Francesca non lo sa, ma Christian conosce il programma Indifferenti, perché qui ci sono stati gli Urban Strangers. Vero, vero, perché chiamano gli Urban. Vero, vero, e io ho seguito la vicenda. Salutiamoli, Gennaro, salutiamo. E Alessio, anche se non ci staranno ascoltando perché impegnati nelle loro cose. E no, la cosa, che, la cosa che sorprende è che appunto quest'anno su 4-5 pezzi erano tutti in inglese. Sì. Quindi volevo sapere se magari vi era passata per la testa una cosa del genere, di provare una magari questa, una, questa via, oppure no. A me è passata di più che agli altri. Sapevo, devo infatti. Dire la verità, devo essere anche onesto. Quando gliel'ho proposta hanno un po' sorto nel naso, però. Diciamo che potrebbe essere una buona alternativa in caso, nel caso in cui non si trovi una strada giusta per diciamo handicap maggiori delle voci dall'alto che ci blocchino. Però diciamo il talent non è la via che io scelgo subito. No, no, lo so, ma infatti preferirei arrivarci per vie traverse magari, però, però non è una cosa che mi dispiace, dire la verità, sono un assiduo follower di X Factor. Da 4 poi vogliamo aprire tutti i miei cassettini, quindi sono un assiduo follower di X Factor da 4 anni a questa parte. E se ti proponessero amici? No, amici, allora nemmeno gli altri. Vedo, vedo non so, Martino, io vorrei un autografo da Maria De Filippi, perché secondo me è uno dei più grandi geni della storia d'Italia. Abbiamo parlato più volte. Uno dei più grandi imprenditori. Quindi dopo voglio, Silvio voglio Berlusconi, stringere Maria De Filippi a tutta l'Italia. Voglio stringerle la mano seriamente per i mostri che crea ogni giorno. Salutiamo senza... Maria che forse ci sta sentendo. Ciao Maria. Ciao Maria. Maria. Quindi no, la risposta è no. No. Assolutamente. No. Mi dispiace Maria. Amici... ci rimarrà male, sappiatelo, ci rimarrà molto male. 2 anni dopo, Hello Dave, live. Alla fine come Der Jack, Christian lascerà, saremo da solo. Attenzione. Con un pezzo tra l'altro bruttissimo. Marco, vogliamo presentare il prossimo pezzo da mandare? Allora, innanzitutto in anteprima, perché prima volta assoluta, prima assoluta mondiale per Indifferenti, sentiamo... Hello Dave degli Hello Dave, tratta l'EP che uscirà a marzo e niente, ci sentiamo. Che si chiama? Che si chiama Tales from the Shore, che io vi amo, però sarebbe stato simpatico se avessi risposto Hello Dave dopo stava la ripletta. Fermi tutti, dopo offri un paio di birre. Sì, purtroppo sono in debito con Christian, quindi devo, quindi allora ci ascoltiamo questa grandissima anteprima e torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Oh, io scusate. Bright stars collapse into the water. I'll be the sea that's on and hard boiled sands. On the shore, I'm spreading welcome senses as the tide to call the limbs away. Above your head are shooting stars. Bless you then, kneel down and starry eyed. Hands of God, you praise our whole eyes looking down. I'm so far away from day. I
sense, never seen a leading weight. Answers that were never told by then, secrets that the windows hold. It's the dawn all of a sudden, but as our conflict really dawned, it's just wrong from our beginning, starting from that restless dawn. Sets high all of a sudden, as the sunshine nail your wounds. Your memory points your bright away. Is it over, dawn or endless, as the death knocked at our door? It's our end but my beginning, more than winds meek through. I can see a little something's going on. In a pet shop on the edge of the street, behind my door. They so dark to sing like sirens. What if they'd sing to the moon? Would the moon come down on earth and fall asleep in this cocoon? E siamo tornati ad Indifferenti a Radio Baiano con Francesca, con Marco e con Yellow Dave. Marco, voglio sapere di che parla questo pezzone che io amo. Yellow cioè, Dave? Sì, sì, sì. Cioè, allora, in realtà io già lo so, però diciamolo a tutti. Perché... Ah, mettetevi comodi, prendete qualcosa di caldo perché mi prenderò un po' di tempo, un po' del vostro tempo. Secondo me si piange. Cioè, chi ascolta può piangere. Cioè, io sono rimasto proprio male quando mi racconto questa cosa. Allora, Yellow Dave è il testamento di un amore ormai... andato, cioè che sta andando, che non è ancora andato, ma che nella psiche del personaggio principale, che non è Dave, attenzione, non è Dave, ma è una persona comune, è già andato via. Quindi questa persona è ancora innamorata, ma non sa che sta per finire. Lui non lo sa tecnicamente, ma sotto sotto respira qualcosa. Allora, Hello Dave introduce la figura di Dave, che viene vista come la figura del consigliere massimo, perciò io ho detto che è la persona che dall'alto detta i nostri ritmi. Cioè, Dave si ispira alla figura della persona, dell'individuo medio che riceve, che chiede piuttosto, che, cioè a cui vengono chiesti, vengono chiesti consigli da un suo amico, che in quel momento non si interessa a quello che sta provando la persona, il consigliere, tra tante virgolette, ma solo a quello che prova lui, giustamente, perché sta chiedendo lui il consiglio. Spesso si cade nell'errore di diventare egoisti in un certo senso, perché magari si antepone il proprio bene
a quello di un'altra persona ripetutamente, perché una volta va bene, due volte va bene, ma andando avanti si sfocia appunto nell'egoismo. E Dave è la figura del consigliere perfetto, perché Dave non ha bisogno di persone che lo ascoltino. Lui non soffre i problemi terreni, lui non soffre le nostre situazioni, pulsioni amorose e cose del genere, quindi lui può ascoltare senza doversi sfogare. Questa è la figura principale. E appunto la storia di Nello Dave, perché proprio il concept è quello di una storia, un inizio, uno svolgimento e una fine, è questa persona, ed è di questa persona che si rende conto pian piano che il rapporto che sembrava l'alba, quest'alba illusoria poi alla fine, su questo mondo incredibile, sta andando a tramontare. Infatti la canzone tramonta in una situazione un po' onirica. Abbiamo questo ragazzo che dietro casa sua vede una strada, e su questa strada un negozio di animali con dei cani che cantano come delle sirene per cercare di far scendere la luna sulla terra. Questa metafora indica la casa di Dave, quindi la luna è casa della casa di Dave secondo noi, e l'ascesa, cioè la discesa di Dave sulla terra per dare l'ultimo consiglio definitivo a questa persona che ha finito il suo rapporto. Quindi la casa che affaccia su questa strada è anche una nuova strada che questa persona vuole intraprendere, che però non è pronto a intraprendere prima di incontrare lei. Questo è il succo spiegato molto tiratissimo. Tutto questo senza la droga. Tutto questo senza la droga. Io mai. Quanto tempo ci hai messo per spiegarla a loro? Perché loro l'ho spiegata per bene, i dettagliucci, Dave e questo e quello. Ci avrò messo, penso, una più di 10 minuti per parola, più 10 minuti per parola, più di una ventina di minuti, sicuramente, anche per le varie domande che mi sono arrivate. Poi si è sviluppato un po' tutto il concetto di Dave e tutto il resto. Quindi ci ho messo un bel po'. Prima di continuare con le domande, cosa ci fate ascoltare? Vogliamo un altro live subito. Allora, vi facciamo ascoltare Tick of Times, che è un pezzo stavolta come Hello Dave preso dall'EP, quindi da Tales from the Shore. Time on your side at 2 o'clock, and you preserve life slipping away from you. The step that you walk, you take your time. Time takes you by the end, it's out so immature, and you know that you cannot. Lost his mind, takes the plaster off the walls. Your light shining so bright at the end of the unknown. I know that you burn, even though she was pure like a dove. How can you love somebody loving someone who can seem to love? Hey there, girl, make
bravi. Grazie mille. Parlateci un po' di questo Grazie. Pezzo. Bello il concetto. Beh, il concetto di questo pezzo è simpatico, è carino. È lungo? No, è molto meno lungo perché è più stretto, diciamo. È pratico. Grazie, è pratico. Allora, il pezzo si apre con una ragazza che ha tatuato sul costato un orologio con delle lancette che si muovono. E questa è un po' una metafora al tempo che scorre. Questo pezzo sostanzialmente parla dello scorrere inesorabile del tempo nella vita di ogni persona e non di come lo si debba affrontare, lo si debba accettare o cose del genere, ma solo del tempo, cioè parla del tempo. L'interpretazione poi è libera, come a me piace tantissimo in tutti i pezzi, mi piace, cioè fa un sacco piacere quando la gente mi dà un'interpretazione di un nostro brano totalmente diversa dalla mia. Non gli dico no, senti, è sbagliato, gli dico wow, bello, molto bello, per me è così in alcuni punti, non è così in altri, ma è una bellissima interpretazione perché questa è la musica, no? Alla fine la musica è, deve vestire comoda addosso a tutti, indipendentemente da chi l'ha scritta o chi non l'ha scritta. Certo, non puoi dire che un pezzo che parli di guerra parli di pace, però sostanzialmente siamo là, siamo lì. E sì, questo pezzo oltretutto è un mix tra quest'idea nuova che ci portò Ubi con questo riff molto simpatico e un pezzo che scrissi un sacco di tempo fa, cioè avevo tipo, penso, 15 anni, 16 anni, ed è il ritornello. E sì, abbiamo fuso le due cose, un pezzo molto Hendrix all'epoca, tutto così, ed è uscita Tick of Times. Nella scrittura dei testi, a chi ti ispiri? Prima parlavamo dei tuoi ascolti. Sì, allora, il mio idolo proprio indiscusso è Bon Iver, o Bon Iver come lo si vuole chiamare, cioè la doppia lettura. Justin Vernon, che è appunto il leader dei Bon Iver. Io credo che lui sia il massimo per me adesso, non dico il massimo in generale, però la sua storia, tutto quello che ha vissuto, molto stretto. Lui ha scritto questo album, For Emma, Forever Ago, per una ragazza che lo aveva lasciato, lasciandolo proprio preso a malissimo, totalmente wow. Lui ha preso una chitarra, ha preso un paio di strumentini, si è menato in una cabina che era tipo una proprietà del padre, per 3 mesi, senza uscire mai, se non per fare la spesa. E lì ha scritto For Emma, Forever Ago, che io consiglio a tutti, perché a livello di testo, di liriche, ma anche di armonie tra le voci, lui ha una voce particolarissima, canta sempre in falsetto, ed è l'autore di Skinny Love, di cui ha fatto anche la cover Birdie ultimamente, pare un paio d'anni fa, sì. E mi ispiro principalmente a lui, non ne trovo altri, sinceramente, di punti cardine della mia scrittura. Lui è il massimo, sì, per me. Marco, volevo sapere, l'EP sarà di 5 brani, giusto? Sì. E quindi c'è una sorta, tra virgolette, quasi di concept tra ogni, insomma, dai brani che avete scelto, perché immagino che sono stati scartati altri che però non avete registrato. E quindi com'è stata la scelta per mettere poi questi brani nell'EP? Naturale, oppure abbiamo detto no, questa non la possiamo mettere? Allora no, c'è un certo criterio dietro. Prima di tutto volevamo pezzi, come ha detto Bomba prima, abbastanza diversi tra loro. Non volevamo pezzi che si assomigliassero per genere, per linee vocali, per riff e cose simili. Poi c'è anche il fatto, hai detto benissimo tu, c'è una sorta di concept dietro. Abbiamo preso tutti i pezzi che potessero essere meglio collegati a Hello Dave in generale, perché in Tick of Time si parla di tempo, quindi lo scorrere del tempo, che è una cosa fondamentale in Hello Dave, perché ci sono i due momenti, perché ci sono i due momenti, alba e tramonto, e quello che c'è di mezzo. Abbiamo Obey, che è un po' il pezzo di cui prima Bombardelli parla, il pezzo metal che è un po' il momento di rottura di questo ragazzo tra vita normale e vita nuova, quello che deve vivere. Abbiamo Madres Placebo, che è l'ultimo pezzo che vi faremo ascoltare, che è un po' la ninna nanna che questo ragazzo continua a cantarsi per tranquillizzarsi in questo momento di sconforto. Abbiamo Hello Dave, che appunto è Hello Dave, il pezzo cardine, il pezzo fondamentale dei cinque. E poi ne è mancato uno. Gentleman Silhouette, che insieme ad Obey è il pezzo più tosto, e che parla appunto della rivincita di questa persona, uscire dagli schemi, vivere una vita nuova,
però in maniera un po' più bandala, quella dei gentleman silhouette, si parla di gente che va a scrivere sui muri e va a distruggere palazzi e cose del genere, cioè, ovviamente noi non lo facciamo, un po' più però, vestiti da gentiluomini, vestiti da gentiluomini, perché appunto la gentleman silhouette è la figura del gentiluomo che si vede contro luce quando questo sta a fare il vandalo per strada. Diciamo che c'è lo Dave centrale e poi gli altri quattro sono degli spin-off per esatto. Per far esatto, contenuti scaricabili. Cambio completamente argomento. Quale i risvoltini. No, a parte i risvoltini, non me li nominare nemmeno quei risvoltini. Meno male che io da qua non li vedo, meno male. Vi chiedo, qual è stata l'esperienza più bella che avete vissuto assieme e se c'è un episodio divertente, buffo, che ricordate che sia successo durante i vostri live? Anche più di uno, volendo, Vabbè, secondo me l'esperienza più bella è stata quella dello studio per registrare. Vero, indubbiamente. Indubbiamente è stata la più bella perché prima di tutto ci siamo sentiti come non ci siamo mai sentiti. Addirittura certe volte ci guardavamo negli occhi e non credevamo che eravamo noi a suonare. Non per spararci la posa e cose così, però effettivamente... Ringraziamo anche Flex, che ci ha Flex, fatto... grandissimo. Francesco Aiello. Grande Flex che ci ha aiutato un sacco in post-produzione. Quello che vuole dire Bomba è che le prove sono sempre state registrate col cellulare, quindi riascoltandoci si sente quel gracchiato sotto, suoni confusi e cose così. Invece in studio, avendo proprio le tracce per quello che sono, ci siamo veramente resi conto del prodotto che eravamo in grado di tirare fuori, ed è stato bello. Ci siamo resi conti anche del nostro effettivo valore, perché ci sono alcuni pezzi come Tick of Times, che ovviamente non è acustico nell'EP, dove ci sono cose che in sala prove non abbiamo mai sentito. Beh. E che in studio invece bello e buono ci siamo accorti che esistevano, però era come se già le percepivamo ma non ce ne rendavamo conto, quindi è stata quasi una riscoperta degli Yellow Devi, ci ascoltavamo per la prima volta. Come quando ascolti il pezzo con le cuffiette, pensi, ma che è sta roba qua, non l'ho mai sentita. Io vorrei citare un altro momento bellissimo che ricordo e terrò nel cuore per sempre, qualunque cosa succeda. Una delle nostre prime, cioè dei nostri primi incontri extra gruppo, ci incontrammo per cucinare i miei famosissimi chili dogs, che vorrei pubblicizzare adesso perché a me piace tanto anche cucinare. Ricetta. Allora, vabbè, allora cercare programma, ricetta vabbè è un po' lunga, mi potrei anche incartarmi, quindi eviterò, però la troverete sul mio profilo, magari in fuori onda te la do sicuramente. Comunque, mentre stavamo cucinando, era quell'anno probabilmente due anni fa, in cui nevicava di brutto e c'era freddo -11. E fu bellissimo perché mentre cucinavamo al caldo nella cucina, condensa dappertutto, io smanicato come un animale, loro tre pure, sai, tutti in disabili. Apro la finestra, cioè no, Ubaldo apre la finestra perché devo andare a fumare e nevica. Allora io tipo faccio, no, nevica. Esco fuori ignudo e quasi rischiando la broncopolmonite, ma nevicava e quello non so perché è uno dei momenti che custodisco con più gelosia, dei momenti di gruppo proprio. Sai quanto è romantico. Che romantico, ma che bello. sì, quasi. Siamo sulla scia, però non ho toccato nessuno. Siamo bravi ragazzi. Alla fine. Sì. Altri momenti belli e romantici? Martino, parla, dai. Tu hai memoria, sicuro? Dai, fra voi sta Valentino. È single anche lui. Martino. Vabbè, questo Simba. Esattamente, quindi se volete... Che è un bellissimo cognome, direi. No, come già detto Bombardelli, che ha parlato dell'esperienza in studio, ma per me è stata molto bella anche quella dell'Oceana, perché è stata la prima grande manifestazione a cui abbiamo partecipato, e dopo la quale veramente, dopo aver suonato, mi sono sentito soddisfatto sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista, diciamo, umano. Vero. Perché comunque la band è qualcosa che uno condivide con gli altri componenti e che auspica anche di condividere per del tempo. Magari c'è il sogno di diventare famosi, vuol dire anche indirettamente sperare di passare dei mesi, degli anni insieme a queste persone andando a suonare in giro. Quindi per ora è avvenuto per un'unica serata, diciamo, anche perché non è che abbiamo suonato chissà quante volte, però quella serata è stata speciale per me.
Che romantico anche lui! È un gruppo di romantici, tra poco uscirà l'EP. È la sagra dell'amore, insomma. P. Agustino. Solo ballad, solo ballad. No, sagra è brutto, è il festival dell'amore. Festival dell'amore. Festival dell'amore, la kermesse dell'amore. Che bello, questo è il titolo del prossimo EP. Sì, non faremo l'album, faremo l'EP dell'amore. Tutti innamorati, uniti ora, gli però, gay in genere. Ora però, molto colonna sonora di un gay pride. Vorrei, vero anche questo. Vorrei dire una cosa per rendere meno sdolcinata la situazione, diciamo. Che non c'entra assolutamente con questo che ho appena detto. Voglio aggiungere una cosa sul Hello Dave presente nell'EP. Ah, ok. In merito a Flex, dobbiamo citare chi è presente, okay, vero. Oltre a noi che suoniamo e Cristiano che canta nel pezzo. Vero, giusto. Ce lo dirà Bombardelli. Allora, prima di tutto Tony, che ci ha aiutato a fare il sottofondo imparlato, e soprattutto Pocio, che non è il calciatore, bensì il cane di Flex. Il grandissimo cane di Flex, che ha dato una grandissima interpretazione alla fine. È stato divertente. Flex che entra nello studio, inizia a urlare: Pocio, andiamo a fare il bagno, andiamo a fare il bagno. E lui sbagliava, bellissimo, bellissimo. Però Tonino ci ha dato una grande mano, dobbiamo dirlo. Non solo lì. In un sacco di pezzi ha urlato in Obey fino a rompersi la voce. Ha bisbigliato con noi alla fine di Hello Dave. Ci sono cose che potresti capire, io spero di no, perché ho detto cose totalmente a caso e ce ne sono di brutte. Ciao Tony. Uscendo dal lato romantico, ci ha aiutati e poi ci ha dato un supportone. È stato sempre là. Tonino è sempre con noi. Infatti, è un po' il nostro manager. Cosa simpatica, non si chiama Tony, non si chiama Antonio, si chiama Luca. Ma il segreto dietro il suo nomignolo rimarrà tale. Segreto. Un po' come Bombardelli. Esatto. Tony mitologia Bombardelli. Esatto. Posso salutare mamma? Certo. No, perché non ci credeva che stavamo andando in radio. Era una scusa per uscire. Ciao mamma. Ah, salutiamo. Salutiamo anche Antonio che ci ha prestato il basso. Grazie. Antonio ci ha prestato il basso acustico. Anche lui punto, è singolo, non è vero? Lui non è singolo. Facciamo anche noi i nostri saluti, anche se. Dai, fate i vostri saluti, dai. Allora, chiaramente saluto tutti coloro che mi conoscono, che ci stanno ascoltando, in particolare i miei colleghi ed amici universitari. E il bimbo. Il bimbo sempre. Se chiaro, il bambino è un mio amico, che alla mia età non siamo pedofili qui. No, perché può sembrare che... Giusto per chiarire. Io pensavo tuo figlio. Il bimbo è più alto di Martino. Vabbè. Veniamo a noi, io non ho ancora finito gli episodi divertenti. Sì, pensiamo a un episodio divertente, davvero divertente. Quando stavamo venendo in sala prova e Martino urla: stiamo sotto. Ah, sì, uno dei momenti di follia di Martino, ecco. Esplose a un certo punto. Adesso senza motivo. I nodi vengono al pettine, lì senza motivo di partire, l'embolo urlò. Stavamo passando sotto una galleria e lui... Sotto i giardini della Reggia di Caserta. Lui forse credeva non ce ne fossimo accorti noi. E urlò, appunto, siamo sotto i giardini della Reggia di Caserta, facendoci prima di tutto cagare sotto, spaventare tantissimo. Ma poi dopo esplodemmo, perché era troppo, con una voce incredibile, era un urlo un latrato, era rabbia pura e gioia, perché stavamo passando sotto i giardini della Reggia di Caserta. Come mai questa gioia improvvisa? No, io penso che ogni tanto... No, sbloccare! Penso che ogni tanto, se si ha voglia di urlare, bisogna urlare. Io ricordo con piacere un momento, era una prova, eravamo in sala e Martino finisce di montare la batteria, piatti e cose così e inizia a suonare il brano, penso che tutti conosciamo, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Ah, vabbè, sì. Riproponendocela, diciamo, cantata anche. Più che cantata, urlata, però cambiando il testo. Incredibile. E fu una cosa bellissima. Vogliamo farlo ascoltare ai... Sì, dai, ti prego. Il battito del cornetto con la crema. Sì, me la suonate. Il ritornello direttamente. Cornetto, alla crema, la marena, l'ho mangiato ieri sera. Basta. Grazie Martino. Ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo, la puntata è finita, possiamo vedere. Radio Baiano chiusa per colpa di Martino. Ah, però direi che ci hai messo tanto per buttare giù questo testo. È respirato ciò che avevo fatto la sera prima. Incredibile.
Però vedi, lui è comunque un cantautore che comunque scrive in base alle sue esperienze personali. Tra l'altro il mio sogno è cantare, loro lo sanno. Sì. Fortunatamente non lo faccio mai. Vero, ci provo. Ma non lo faccio. Spesso ci canta i Pooh. Ah, è tornato tutto donna. Non è uno scherzo. Spesso ci canta. Tra l'altro, una sorta di palo beat. Delle loro canzoni incredibili. Giusto. Ragazzi, prendiamoci una pausa. Pausa perché è troppo. Ci prendiamo una pausa. Torniamo con un ultimo live di Yellow Dave con la parte finale della nostra intervista. E ascoltiamo Bread and Circuses dei nostri amici Psychopathic Romantics. Ciao, Marione. Mario Dust, giusto? Mario, sì. Io non ricordo solo il nome. Mario La Porta si chiama. Solo il nome di Augusto. Giuro, sto scherzando. Io ricordo solo il nome di Augusto. Comunque, ciao Psychopathic. Noi torniamo fra poco con Yellow Dave su Indifferenti. Everybody here
fucking chilling. Oh, piece of your heart, fucking chilling. Oh, piece of your heart, fucking chilling. Oh, piece of your heart. Bimbino, 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 bambino. Bello sto pezzo, eh? Come avete potuto capire, siamo sempre con Yellow Dave, con i serissimi Yellow Dave. Non c'è né droga né alcol, ricordiamolo. No, ve lo possiamo assicurare. C'è un pacchetto di sigarette qui, ma non è stato toccato. Non ancora, non ancora. Non ancora, non diciamo nemmeno di chi è, va proprio per evitare scandali. Ma questo era un saluto al bambino che è il grande amico di Martina. Ah, il famoso bambino. Dato che eravamo troppo seri, abbiamo dovuto smorzare un po' con sia con il cornetto della Marena che con il bambino, perché i pezzi, le spiegazioni erano tutte un po' tetre, comunque il problema. Quindi. Vogliamo un altro live serio. Va bene, il prossimo. Per piacere. Per piacere. Pure senza. Cioè, tranquillamente. Il prossimo pezzo è Mother's Placebo, di cui parlavo prima. Sempre terzo LP. Andiamo. Aspetta, aspetta un attimo che... Sì. Andiamo a breve. Mentre lui si prepara, sì. Ragazzi, io mi scuso perché purtroppo i video sono sempre fighi, perché c'è Nino ogni volta. Oggi sono io che li faccio male. Quindi vabbè, sto giro vi crediamo. Quindi verranno gialli. Quindi verranno pratica. Gialli, esattamente, sì. Un bel giallo limone. Magari torniamo, sì, torniamo. Quando i soggetti sono belli, i video sono sempre belli, ragazzi. Sì. Quando volete, giovani. Andiamo. Thank you.
For so long I've been holding tight on my toes. Crucify my Per completare questa guida alla comprensione dei testi, sì, degli Yellow Dave, sì, spieghiamo anche questo. Allora, innanzitutto farei come premessa il fatto che io lo volevo fare un libricino da mettere a fianco al CD. Secondo me è utile. Però, sì, sicuramente, ovviamente, però, diciamo, pensaci. Questo ne parleremo, ci penseremo. E no, scherzi a parte. Mother's Placebo è un titolo che mi è piaciuto un sacco, ma che non ha un legame... Credo, ancora non l'ho trovato, perché di solito li trovo in ritardo i legami tra titolo e pezzo, oppure tra le varie parti del brano, di un brano in particolare nostro. Mother's Placebo è una sorta di richiamo al battello ebro di Rimbaud, quindi è un viaggio, possiamo paragonarlo al battello ebro, possiamo paragonarlo al viaggio di Dante nella Divina Commedia, possiamo paragonarlo a qualunque tipo di viaggio importante per spiegarlo meglio, non perché sia paragonabile a livello di importanza e cose del genere. È il viaggio del solito individuo medio, individuo comune che abbiamo come protagonista dei nostri pezzi, che durante una gita sul fiume, diciamo, vede il paesaggio intorno a lui mutare pian piano e alla fine, durante il bridge, abbiamo voluto dare quel suono un po' particolare, un po' più ricercato rispetto al resto, con le due chitarre in armonia, proprio per cambiare la dimensione, come lui percepisce il cambiamento di dimensione all'interno del pezzo. Noi abbiamo voluto far percepire il cambiamento di dimensione anche musicalmente all'ascoltatore, sperando che poi possa collegarlo a tutto. Il pezzo è sullo scorrere, sempre il solito discorso, lo scorrere del tempo, stavolta è lo scorrere del fiume. Nel brano, oltretutto, dell'EP, quello quindi registrato da noi, che sarà disponibile sul CD, alla fine c'è una piccola chicca che abbiamo chiesto a Flex di realizzare, che... appunto cerca di spiegare meglio il concetto dello scorrere tramite la musica. E c'è sempre il solito concetto di capire il cambiamento grazie al passare del tempo, grazie alla capacità umana di metabolizzare, di incassare delle cose, metabolizzarle e rigirarle a esperienze positive, diciamo. Alla fine del pezzo si va appunto a cercare una lentezza nella vita del personaggio principale del brano, una lentezza che prima non aveva, essendo una persona molto frenetica, quindi cerca di ritagliarsi anche i suoi spazi. Infatti alla fine si continua a ripetere la parola slow, la parola lento, proprio per cercare anche di far immergere l'ascoltatore in questo ritmo, far rallentare il tutto, eccetera eccetera. Questo è nello stretto, nello stretto, anche questo è nello stretto. Marco. No, io volevo, cioè, innanzitutto amo queste storie raccontate in questo senso, e volevo sapere quanto ma lo chiedo anche agli altri, insomma, quanto ci rimani un po' male quando la gente dice ma io però non capisco quello che stai dicendo, non è un po' frustrante, diciamo, sotto questo punto di vista, perché capito, ogni volta sempre a spiegare eccetera eccetera. Una cosa che poi, sempre collegando al discorso di prima, magari può anche bloccarvi dal punto di vista live, diciamo. A me dispiace nel momento in cui la persona si arrende all'inizio, cioè non cerca di dare una spiegazione al pezzo, non approfondisce, non dice ma secondo me questo pezzo è sbagliato,
mi dispiace quando qualcuno mi chiede, mi dice soprattutto, oh, questo pezzo è scritto qua, complicato, bello, assai, struttura, non ho capito una ceppa, me lo vuoi spiegare? Posto in questa maniera mi dispiace un po', non mi dispiace mai quando una persona si... cioè per la gente che me l'ha detto, vorrei far sentire in colpa le persone che me l'hanno detto, mi fa piacere questo tipo di interessamento, però mi fa ancora più piacere l'analisi personale e poi la richiesta magari di delucidazioni varie. Questo è il concetto principale. Sì, perché i due testi sono tutti molto ermetici, quindi c'è bisogno proprio di... Sì, la spiegazione ci vuole. A volte neanche Christian stesso riesce a capire quello che ha scritto. Li capisco al volo. Cioè, scrivo e poi magari rileggendoli, di solito alla terza o quarta volta che li suono, mi è tutto più chiaro. Poi col tempo scopro anche oggi magari aspetti di pezzi che non avevo ben capito prima, perché... io la scrittura la trovo molto un metodo di sfogo. So che è così in generale, però per me personalmente è un forte metodo di sfogo. Tutto quello che vivo io lo scrivo, e tutto quello che ho vissuto è nei miei pezzi. Quindi in un certo senso sono io il personaggio medio dei nostri brani. E sì, ho voluto appunto cercare di tirar fuori tutto questo dilemma che mi affliggeva all'inizio tramite i pezzi, con il loro grandioso aiuto a livello musicale e il loro interesse a livello anche di testi mi hanno spinto un sacco ad andare avanti e spero spaccare il bullying tutti insieme come Hello Dave, come gruppo. A volte ci incontriamo anche ovviamente fuori dalla sala, no? Per divertirci un po' insieme, perché noi prima di essere gruppo siamo amici e certo, ci sta ovviamente. A volte è capitato, una volta quest'estate è arrivato gasatissimo all'incontro, ha detto: ragazzi, ho scritto questo testo, appena ho capito il significato, Bluebird's Democracy. L'ha raccontato 4 volte perché ci siamo incontrati in momenti diversi. Io sono arrivato, ero, se non mi sbaglio, l'ultimo che era arrivato. Sì, sì. Ultimo ad arrivare. E sebbene Christian avesse quasi finito di raccontare, ha detto: aspetta che finisco di raccontare a loro e poi te lo racconto a te. Quindi si gasa veramente un sacco per quello. Sempre prendendo i miei 20 minuti, 5 minuti buoni. Sì, sì. Abbiamo visto che sono spiegazioni che richiedono un po' di impegno. Che però non lasciamo stare, no, di WhatsApp. Lasciamo stare proprio. Tra me e Marco sono scambi chilometrici, incredibili note. Aia. Però incredibili note, non note. Per concludere, vogliamo ricordare un po' i vari contatti social per sapere tutto quello che c'è da sapere, allora, su Yellow Day. Assolutamente. Adesso principalmente usiamo Facebook come social principale, ci potete trovare come Hello Dave, senza virgole e punti, mentre la canzone c'ha la virgola e il punto, quello è una cosa che pure è un po' disarma le persone, sì, sempre sì. Mistica, perché c'è dietro la virgola e il punto, c'è qualcosa però è un po' lungo a spiegare. Oltre a Facebook abbiamo un canale YouTube, sempre Hello Dave, e appena rilasciato l'EP, quindi parliamo sempre della metà di marzo, periodo lì, saremo rintracciabili su SoundCloud, su YouTube stesso con tutto l'EP rilasciato, su Bandcamp, tutti i social, che poi gli aggregatori sociali, utilizzeremo un paio di cose. E assistenti sociali, per chi ci voglia venire ad ascoltare all'apertura, cioè all'apertura, alla presentazione dell'EP, può seguirci tramite la pagina Facebook. Ovviamente la presentazione dell'EP è più per ringraziare le persone che ci sono state vicine e che saranno lì in quel momento. La presentazione è un po' un fatto affettivo verso i fan, tra virgolette, verso le persone che ci sono state vicine. Per il resto puntiamo tutto su internet e incrociamo le dita. Quindi ci sono altri live oltre in programma, oltre nell'immediato futuro? Non proprio, anche però periodi esami, però stiamo cercando anche di fare progettini a livello di contest e cose del genere. Registreremo alla SIA i nostri pezzi, così saremo un po' più tranquilli. Parolona. Mamma mia, qua vengono i brividi, sono a sentire. Ciao SIA. Cioè, se ci stai ascoltando, ciao SIA. I nostri pezzi sono già registrati, se volete problemi di qualcosa. Non... Volete fare altri saluti? Oh, io saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, anche quelli che non hanno potuto ascoltarci, magari ci riascolteranno dopo. Grazie di averci seguito e spero. Io volevo salutare in particolare mia sorella, che è il tamburo a cornice che avete sentito nel primo brano, registrato da lei. E quindi volevo fare un saluto e un ringraziamento speciale a lei, veramente un ottimo lavoro.
Saluto la mia ragazza che mi sprona sempre, è stata lei, diciamo, all'inizio, non so neanche come dire, ad avviarmi, diciamo, darti la carica, diciamo, sì, per, sì, per scrivere nuova musica e per essere più attivo sotto questo punto di vista, quindi un ringraziamento e un saluto pure a lei. E poi mamma e papà, conservatemi la cena che torno presto. Io vorrei salutare un altro familiare di Ubaldo, Sebi. Ah, Sebi, perché in questo momento mi è venuto in mente, è mio fratello più piccolo, Sebastiano, ciao Sebastiano, mi è venuto in mente perché guardavo il monitor e è uscita una notifica: Sebi Sebastiano Tartaglione ha condiviso la foto di Radio Bagnano, ci ha fatto pubblicità. Sì, Sebi lo fa, confermo, confermo. Sebi, grande Sebi, Sebi, porta avanti la famiglia. Io vorrei fare una piccola postilla dopo, che è l'ultima, diciamo. Se non ci troverete più come Hello Dave, non disperate, ci troverete come il romantico quartetto, perché dopo queste affermazioni incredibilmente dolci e il romantico quartetto, con l'EP la kermesse dell'amore. La kermesse dell'amore, poi il Love EP sarà il sottotitolo, qualcosa del genere. Quindi il romantico quartetto, se non ci troverete più, speriamo di rimanere Hello Dave. Speriamo. Noi speriamo, perché Hello Dave è meglio. Anche se il mio spirito romantico resta là e non se ne va più. Noi abbiamo finito anche oggi. Eh sì, Ringraziamo, continua tu perché ho la tosse. Ringraziamo Hello Dave e grazie ragazzi, vi auguriamo il meglio e speriamo di riavervi quando esce l'EP, assolutamente. Ovvio, dopo già ci organizziamo per le date, eccetera, eccetera. Noi giovedì prossimo torneremo probabilmente con Nino. Forse, non si sa, con i suoi video di tonalità normali, non giallini. Ragazzi, ma che volete? Questo, tra l'altro, ho fatto una gara, vabbè, lo dico come finiamo. Poi dopo vedremo cosa mi dovrò inventare per montare questi video. Però stanotte. Che underground, come cosa. Comunque, voglio dire che giovedì prossimo saremo con Giobbe, che sarà qui, ci suonerà qualcosa. E saremo invece in collegamento telefonico con Giuseppe Piccoli della pagina Sei Tutto l'Indie di cui ho bisogno, perché parleremo di questo circuito musicale di cui facciamo parte anche noi indifferenti, che si chiama L'Overground, è nato da poco, quindi vi spiegheremo un po' che cos'è. La mia voce se ne sta completamente andando. Povera Francesca. Poverina, chissà chi mi sta maledicendo. Intanto voglio ricordare che sabato sera, io insieme ad altri speakers di Radio Baiano, visto che non abbiamo un tubo da fare, saremo qui a commentare la finale di Sanremo in tanta allegria. Quindi ci saremo anche noi nella finale. Sputtaneremo tutti, commenteremo i look, comunque ci sarà molto da divertirsi. Con me ci saranno Anna Ludi, Curiosando, Antonio Lepore, Divertiamoci Andiamo, insomma tutti. Quindi ringraziamo ancora Hello Dave. Ringraziamo anche noi. Grazie a voi. Soprattutto tante. Siamo stati molto molto bene. Sono contenta. Noi ci ritroviamo giovedì. Ragazzi. Voglio dire che la replica di questa puntata andrà in onda domani alle 11 su www.radiobaiano.it, però la potrete trovare anche sul nostro canale YouTube, separate, quella di Daniele Celona di prima e quella di adesso. E in più anche i video, mannaggia, gialli. Il CPA giallo è bello. I video gialli, ma proprio quel bel giallo carico. Ma ricordiamo che i Simpson sono gialli, quindi sì. Farà sì. Quindi anche i video li troverete sul nostro canale YouTube, quindi seguiteci e ascoltate. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ciao! Perché? Questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti. Questa è la radio che suona Baiano, Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti.